sono stato eletto pochi giorni fa presidente della nostra Unione dei Comuni Monti Dauni Meridionali, dove ci sta Panni, Bovino, Ossara, Rocchetta Sant'Antonio, Sant'Agata, De Vicito, Monteleone. Noi siamo 8 comuni. Io pochi giorni fa sono stato eletto presidente dell'Unione dei Comuni. Stamattina ho deciso, per mia coscienza, per il mio modo di fare politica, ho rassegnato le dimissioni da presidente dell'Unione dei Comuni, dimissioni irrevocabili. Non ho nulla nei confronti dei sindaci, non ho nulla nei confronti degli amministratori. L'unica cosa che penso è che quando si formano enti sovraccomunali, che può essere l'Unione dei Comuni, l'area interna, il piano di zona, io penso che quando si crea associativismo politico, soprattutto in territori svantaggiati e depressi come i nostri, dove si continuano a mettere in atto politiche totalmente errate, bisogna lasciare la propria poltrona, alzarsi tutti quanti insieme come sindaci e come amministratori e pretendere che ciò che noi andiamo a dire, perché è giustificato dal fatto che noi sappiamo le esigenze dei nostri territori, venga fatto. Quando noi decidiamo che andiamo in Regione Puglia e dobbiamo essere ricevuti, non rimandati domani, dopodomani. Noi siamo i sindaci, siamo rimasti gli unici difensori dei nostri cittadini. Quindi questo che vado a fare spero che serva anche di stimolo a tutti quanti i sindaci dei Monti Dauni Meridionali, a tutti gli amministratori, ma sinceramente sono arrivato al punto di chiedere a tutta la popolazione dei Monti Dauni Meridionali: stringetevi attorno a tutti quanti noi, perché ciò che sta avvenendo sul nostro territorio sfiora il ridicolo ed è una cosa vergognosa, aberrante, e che non servirà nient'altro che a contribuire al continuo spopolamento e alla morte definitiva di tutti i Monti Dauni Meridionali. Ho parlato della gestione dei rifiuti, che è un argomento che riguarda la nostra Regione Puglia. Devo dirvi che dal mio intervento, dai miei articoli sul giornale, beh, cari concittadini, non c'è stata una telefonata, non c'è stata una richiesta di incontro, c'è stato il menefreghismo totale, che può derivare dal fatto che forse pensano che ha parlato il sindaco di Pane, il sindaco di un piccolo comune, che ce ne frega. Beh, se questa è la vostra considerazione, arriveremo al momento che è il più alto momento della democrazia, quando entreremo nelle urne e ogni cittadino saprà prendere le proprie decisioni. Quando noi mandiamo la tassa al cittadino, quindi la bolletta per pagare la tassa sui rifiuti, su quella bolletta c'è un incremento del 4% previsto per legge, che deve incassare il comune per poi devolverlo al proprio ente provincia. Quindi in questo caso, per quanto riguarda noi, il 4% che prendiamo sempre dei cittadini lo dobbiamo devolvere alla provincia di Foggia. È da ridere, è da ridere. Cioè, tutti quanti sappiamo che l'ente provincia ormai è un ente di secondo livello, che non ha più competenze, soprattutto in materia di rifiuti, però allo stesso tempo devolviamo i soldi in beneficenza alla provincia, visto che i cittadini i soldi ne hanno tanti. Ma possibile che non c'è un parlamentare che si vada ad interessare di queste cose per risolvere? Ma possibile che non ci sia qualcuno all'interno dell'ANCI che sollevi queste problematiche? E questa è una problematica seria sui rifiuti, ma possibile che su una problematica così grave, sul calcolo dell'ecotassa fatta in maniera vergognosa, nessuno ha speso una parola? Menefreghismo totale, menefreghismo totale. E qui parliamo dei rifiuti, stiamo parlando di uno degli argomenti più gravi che oggi attanaglia tutta la nostra nazione e che al momento sta attanagliando la nostra regione. Quindi la considerazione a voi cittadini, da chi veniamo amministrati negli enti sovraccomunali: fate queste considerazioni prima di andare nelle urne e di dare il voto spassionatamente sempre per gli stessi. Poi riguardo la regione ci tengo anche a fare una piccola precisazione, che non deve essere preso come interesse politico, ma è giusta che io la dico perché la trovo una cosa ingiusta. Dovete sapere che nel 2005 è stato legiferato dalla Regione Puglia, che la Regione Puglia è l'unica regione in Italia dove nessun sindaco si può candidare alle regionali stando in carica, si deve dimettere e far cadere le amministrazioni. Beh, non modificare quella legge
significa che gli eletti sono sempre gli stessi, perché fateci caso, da quanti anni veniamo amministrato, c'è solo un cambio di poltrone, un cambio di partiti, ma poi i personaggi sono sempre gli stessi e i risultati sono sempre gli stessi. Ma io penso che quella legge non la modificate, perché secondo il mio modesto parere avete un grosso timore dei sindaci, perché i veri portatori di voto sono i sindaci che nelle proprie comunità fanno la differenza. Quindi se avete il coraggio di confrontarvi con i sindaci, modificate quella legge. E mi rivolgo al presidente dell'ANCI. Caro presidente sindaco di Bari, porti avanti questa questione, che è una questione giusta nei confronti dei sindaci, perché anche lì è sindaco e anche lì vive la realtà della sua città ed è costretto a sobbarcarsi sulle spalle responsabilità che non sono le sue. Poi ci sta anche da dire che sembra che quando prendiamo i finanziamenti ci fanno un regalo. Guardate che noi per prendere i finanziamenti regionali, come abbiamo preso i finanziamenti a livello romano, noi lavoriamo dalla mattina alla sera per approvare i progetti preliminari, definitivi, esecutivi, proposta di finanziamento, si lavora fino alle 10 di sera, voi non fate nient'altro che dire sì, sono validi, glielo diamo, e poi quasi vi vorreste pure permettere di non darceli per fare delle opere nei nostri paesi, e poi attuate delle politiche vergognose che non fanno nient'altro che contribuire allo spopolamento delle nostre piccole comunità. Quindi non fate nient'altro che avere un vostro ritorno politico, pensate di avere un vostro ritorno politico. Dovete sapere che nella legge finanziaria dell'attuale governo, al comma 1085 e 1087, è stato tolto uno sgravio, che era uno sgravio che riguardava tutte le regioni del sud, solo ed esclusivamente le regioni del sud, ed era uno sgravio sull'IRAP, uno sgravio sulla tassazione dell'IRAP per le società che hanno personale assunto a tempo indeterminato. E qua parlo nello specifico del mio comune, perché qui vi posso dare i dati anche tecnicamente al minimo centesimo. Nel mio comune esiste una società a totale capitale pubblico che gestisce quello che poi è il fiore all'occhiello nel nostro comune, che è la casa di riposo per gli anziani. E dovete sapere che noi abbiamo il 98% del personale assunto a tempo indeterminato. Ebbene, questo sgravio che è stato tolto alle regioni del sud comporterà alla nostra società un aumento dell'IRAP per un importo di 27.000 euro, che sarebbe potuto servire all'introduzione di un altro posto di lavoro. Ma queste cose ve le chiedete o amministrate tanto perché vi dovete fare i selfie, vi dovete fare tutto ciò che vi può portare il misero voto, ma ogni tanto volete tralasciare anche il voto e lavorare seriamente per risolvere le problematiche, per fare delle cose realmente che portano delle convenienze, quando state continuando a fare solo una marea di cavolate? E poi arriviamo anche sull'IMU e sulla TASI. Tutti quanti noi sappiamo che paghiamo l'IMU e la TASI. Sulla tassazione IMU e TASI il governo in tutti gli anni a tutti i comuni dà un ristoro, quindi dà una quota di compartecipazione sull'IMU e sulla TASI. Il comune di Panni sulla TASI percepiva come ristoro dallo Stato l'importo di 22.000 euro che poteva mettere sulla parte corrente del bilancio e utilizzarli per il bilancio, per utilizzarli per dare i servizi tipo il pulmino, la mensa e quant'altro. Oggi non è così. Hanno deciso che praticamente dei 22.000 euro, 8.000 euro li puoi utilizzare sulla parte corrente, 14.000 euro vincolati perché devi fare le opere nel paese. Ma guardate che noi le opere nel paese, ripeto ciò che ho detto prima, in primis le opere noi le programmiamo e acquisiamo finanziamenti dagli enti sovraccomunali, ma vi continuate a ripetere che continuate a dare finanziamenti su opere quando poi alla fine dei conti non attuate una politica per non far morire i piccoli comuni? Ma sinceramente c'è qualcuno che si prende la responsabilità, che abbia voglia di affrontare queste problematiche? O pensate solo ed esclusivamente alle misere campagne elettorali? Io penso solo ed esclusivamente che voi non pensate nient'altro al vostro misero ritorno politico ed anche economico. E ve lo dice un sindaco che prende 788 euro al mese e che di cuore ha donato due sue indennità a favore dei cittadini, e ne sono ben contento, a differenza di tutte le cavolate che dite voi dalla mattina alla sera.